Sì, Costa Crociere è presente in città dal 1996, dal 2000 è un porto e adesso è stata firmata a dicembre dello scorso anno la convenzione fino al 2044 resteremo un porto di Costa con importantissimi investimenti. Perché? Perché ci prepariamo tutti ad accogliere a novembre, il 3 novembre di quest'anno, la nave ammiraglia di Costa Crociere, nave ammiraglia nella stazza ma soprattutto nave ammiraglia nella sostenibilità. Savona è la prima città europea certificata a Lead for Cities per la sostenibilità ambientale, l'importante protocollo americano, e Costa Crociere è vicino accanto a noi in questo. Perché? Perché questa nave sarà totalmente alimentata a LNG sia in porto sia in navigazione ed è quindi la prima nave di queste dimensioni. E noi quindi stiamo lavorando con dei protocolli per accoglierla, stiamo lavorando con dei bandi per la qualità delle acque, ma soprattutto per un turismo che fa della sostenibilità la cifra per quanto riguarda il turismo dell'accoglienza, quindi di zero barriere architettoniche, per quanto riguarda il turismo culturale. Ricordiamo che Savona è la terza città per permanenza dei papi, dopo Roma e Avignone, su questo stiamo molto lavorando, e poi per il turismo enogastronomico, ovviamente le nostre eccellenze, Savona città del Chinotto, un bando dell'Interreg ci ha permesso di organizzare il primo festival Citrus grazie a una partnership con altre città del Mediterraneo. E dopodiché Savona è stata all'avanguardia con lo IAT, perché questo protocollo che ormai da anni viene rinnovato fra amministrazione comunale, Costa Crociere, Camere di Commercio e Autorità di Sistema Portuale ci permette veramente di offrire una grande accoglienza al turista che è immediatamente nel cuore della città, che è accolto in questo IAT che ogni anno ha circa un transito di 60.000 presenze, quindi veramente tante, ed è immediatamente accolto e immediatamente messo a conoscenza di tutto quello che la città offre, ma offriamo anche dei walking tour, ad esempio, quindi dei tour della città e altre visite guidate, e a breve vorremmo anche offrire, per poter visitare un po' tutta la nostra provincia ma anche l'entroterra, abbiamo un progetto, stiamo progettando di poter offrire dei tour in bicicletta, bike tour con biciclette elettriche, con le app che proprio ti permettono di comprendere i giri che puoi fare. Per noi è un'enorme risorsa, la risorsa più importante, e la stiamo portando avanti proprio sempre con questo tema della sostenibilità per il quale ci siamo caratterizzati. Abbiamo avuto anche l'onore di aprire convegni molto importanti all'Europarlamento, come il patto dei sindaci, la settimana della sostenibilità, o altrimenti alle Nazioni Unite, dove Savona rappresentava l'Italia insieme a Milano e Torino al Davos City.